Amici della Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 10 metri per provare, non questa 34 che ho fra le mani, bensì un pacchetto di preparazione fornito dalla TR1 Upgrade. Però prima di iniziare, come sempre, vi rilancio l'invito a seguirci sui nostri social, mettere like alla nostra pagina Facebook, se iscrivervi al nostro canale YouTube e se volete dei contenuti diversi un po' particolari, di seguirci anche sul nostro profilo Instagram, Tactical Raider Shooting, scritto così come ve lo sto dicendo. Bene, veniamo noi. Come vedete, tra le mie mani ho la Glock 34 Gen 4 di Nina, che abbiamo provveduto a upgradare con dei pezzi provenienti appunto dalla TR1 Upgrade, i nostri amici di Roma. Il pacchetto che ci siamo presi comprende, oltre naturalmente al gruppo di scatto in erga della Crocodile, comprende anche varie minuterie simpatiche per dare un tocco un po' più racing, sempre stando sobri, ai nostri attrezzi. Partiamo, diciamo, dal corollario. In bella vista c'è il tappo posteriore in erga griffato TR1, pulsante di sgancio del caricatore maggiorato in erga con una lavorazione bella aggressiva, devo dire che fa una bella presa sulla pelle del pollice, nonostante oggi comunque faccia caldo, le mani sono sudaticce, si sente subito l'aggressività del pezzo, anche questo marchiato TR1. Ho provveduto a montare uno dei due kit di molle del percussore fornite nel pacchetto che ho acquistato. Nella fattispecie ho montato la molla, quella di un po' più dura, perché era fornito due kit, uno soft per un uso prettamente sportivo e indicato per inneschi parecchio morbidi, visto che io comunque uso, e per percussori alleggeriti, visto che io per lo più uso geco o commerciali, in genere quello che trovo, per essere proprio sicuri al 100% di non fallare neanche una percussione, ho montato il kit quello un po' più duretto, comunque diverso da quello originale. Ma ora veniamo a noi, al cuore pulsante di questa Glock 34, il kit TR1 Crocodile. Vi dicevo, grilletto, prima cosa che balza all'occhio, grilletto in erga di una forma particolare, con la sicura contro grilletto di colore rosso, e devo dire che dà veramente un tocco racing, però senza andare a stamarare eccessivamente. Grilletto di una forma particolare, dopo ci arriveremo, collegato naturalmente alle barre di scatto lucidate e lavorate a mano. Quindi, come avevamo già visto per il TR1 classico, anche qui c'è il lavoro artigianale di lucidatura e lavorazione delle barre di scatto. Nel kit è fornita anche la sicura al percussore. Ci tengo a precisare che nessuna delle sicure proprie della Glock è stata alterata o modificata, inficiandone il funzionamento. Quindi tutto regolare, tutto sicuro. Dicevo, nel kit è compreso anche il nottolino della sicura al percussore, anche questo è lucidato e ben lavorato. E niente, veniamo all'interfaccia con l'utilizzatore, ossia il grilletto. Il grilletto, come dicevo, ha questa forma particolare. Io vi dirò, non ci ho ancora sparato, perché come sempre io ci tengo a esordire davanti alla telecamera per rendere tutti partecipi delle nostre prove reali. Dicevo, ci ho fatto qualche scatto in bianco, e il grilletto comunque, la prima cosa che si sente subito è questa forma particolare, ossia questa gobbettina, questa rientranza che dà un'immediata impronta al nostro modo di impugnarla, cioè contribuisce secondo me alla memoria muscolare, perché ci dà un riferimento certo ogni volta che noi mettiamo il dito sul grilletto. Quindi tanta roba, cioè un particolare così che però va a cambiare radicalmente il nostro appeal, il nostro contatto con il grilletto. Inoltre, davanti sempre è stata fatta una lavorazione a mille righe, direi anche piuttosto fitte nella parte alta, per andare a aumentare il grip sulla restante parte del grilletto. Ora continuo a parlare, però non ho ancora provato lo scatto. Lo scatto è regolabile come il suo predecessore, con il modello, quello più classico. Ha un grano di regolazione qui piccolino che va a regolare la precorsa, e ha un altro grano di lavorazione dietro che va a regolare il collasso di retroscatto. Noi ci abbiamo dato un po', abbiamo fatto varie prove, secondo me sono arrivato al giusto mix tra le due regolazioni. Comunque, lo scatto, naturalmente si sente subito la pressione
della sicura contro grilletto, che funziona perfettamente, anzi, mi raccomando, quando regolate, tiratela in modo che non strusci o non venga inificiata, nel senso, deve esserci sempre un minimo di aria. Io proprio l'ho tenuta a filo, ma funziona perfettamente. Vedete, sicura contro grilletto viene premuta, inizia la trazione, naturalmente la trazione è inferiore rispetto a uno scatto originale, è pulita, arriva al punto di appoggio e tac, avviene lo sgancio. Quindi abbiamo una trazione più pulita, sicuramente, il punto d'appoggio, un momentino cedevole e tac, bella cortina. Idem per il reset. Il reset spinge e tac, bello cortino anche quello. Come dicevo, questa è una prima regolazione. Una volta montata, ce la siamo regolata così a sentimento. Non è ancora stata effettuata nessuna prova a fuoco e naturalmente è una cosa che si può anche aggiustare, un po' di più, un po' di meno, e questo è anche il bello di questi particolari kit. Altra cosa fornita nel pacchetto, i pad in Ergal sempre per il caricatore, questo è un più zero, quindi non va a aumentare la capacità dei caricatori. Guardate, comunque sempre vi invito a guardare sul loro sito TR1 o sul sito dei vari rivenditori, perché hanno vari rivenditori in giro per l'Italia e non solo, e avrete una panoramica di tutto, e costi e prodotti. Comunque vi dicevo, pad in Ergal rosso, il caricatore è vuoto, vedete, fa pandan con la linguettina del conto grilletto. Devo dire che racing ma sobria. Bon, basta parlare. Adesso sparerò i primi 5 colpi in questa configurazione su un bersaglio circolare re che mi attende la distanza di 10 metri. È la prima volta che la uso, quindi sto maneggiando un'arma a me totalmente sconosciuta. Quindi non mi aspetto di fare tutto lo stesso buco, perché come ogni cosa ci vuole pratica, ci vuole training. Io penso che non abbiano ancora inventato un grilletto che fa fare centro a chiunque fin dal primo colpo e per i colpi successivi. Allora, le sensazioni, sicuramente percorso ridotta, più pulita, meno carico, e mi piace questa cosa della formina, della tacchetta, della gobbettina del grilletto, perché dà un imprinting particolare comunque nel momento in cui viene impugnata, cioè è un, come dire, non so, un punto, un riferimento, bello, mi piace come cosa. Vi dirò, sono stato più preso nel godermi, nell'analizzare lo scatto, che nel vedere dove li ho buttati. Infatti non è che siano andati proprio centratissimi. Allora, calcolando che questa qui è dotata di tacche di mira regolabili di serie, quindi è regolata per l'occhio di Nina, che tra l'altro la pistola lei preferisce usarla di mancino, le ambidestra, dipende come si sveglia la mattina, o di destra o di mancino. Questo deve essere il secondo e mi è scappato, comunque gli altri quattro sono qui, un po' altini, però siamo nel cerchio bianco, senza considerare il fuggitivo. Dicevo, lo sgancio caricatore fa un bel grip e il pad, che ha comunque il suo peso, va a far scivolare, va a far cadere il caricatore, naturalmente pensato per un utilizzo di tiro dinamico. Ora, altra prova voglio fare, visto che siamo freschi di fantashooting a tema alien, ho invitato uno dei protagonisti della nostra ultima fatica cinematografica, che vi invito a guardare in entrambe le parti, ossia il runner, uno xenomorfo non incrociato con esseri umani, le regole di ingaggio, se non ricordo male, per abbattere questo bersaglio ad una distanza minima di 5 metri servono 10 colpi di arma corta. Quindi io metterò 10 colpi delle mie Geco 9x21 e cercherò, naturalmente, come ogni nostro mostro test che si rispetti, di scaricargliele addosso al massimo delle mie capacità. Non so ancora se farle a coppie veloci oppure andare proprio di mister dito veloci.
Ripeto, prima prova a fuoco, dopo la preparazione, quindi l'arma mi è totalmente sconosciuta. Ok, oggi abbiamo anche il telemetro, si è rimasto in borsa dall'Odrinoland, altro special su cui stiamo lavorando. Ora, allora, 10 colpi messi, il runner a 5 metri, vediamo. Ce l'hai? Vai. Sensazione di sparo, bella, nervosina, nervosetta. Mi sa che mi toccherà di regalare un Rony a Nina dentro cui infilarla, così la smette di usare il mio. Perché secondo me ce la vedo bene. Comunque, il reset è corto, la precorsa è corta, è pulita, è nervosetta. Questo riferimento anche che vi dicevo, quella famosa gobbetta magica, anche durante lo sbattimento dell'arma va a darci un riferimento fisso del modo in cui noi poggiamo il dito sul grilletto. E tanta roba. Ah, tu maledetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maledetto. Vabbè. Runner ferito, ma non eliminato. Facciamo qualcos'altro? Sì, dai. Facciamo qualcos'altro. Metterò stavolta 5 colpi in ogni caricatore e proverò a fare un cambio caricatore per vedere anche come cade, come si sfila grazie al peso aggiuntivo del pad in Ergal. Naturalmente ci manca un'altra cosa, il tiro a mano singola. Quindi farò quello che vi dicevo sparando a mano singola a mo' di zombie test, anche se in questo caso è il mostro test. Ora non sto lì a ritelemetrare ancora. Più o meno la distanza è questa. Si muove anche. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, 9, 10, tutti dentro con una mano, con due mani fuori uno. Vabbè, sono tutti particolari, lo sapete. Ne ho tirati veramente da pistolero, mano singola, come avete visto, occhi aperti, proprio super istintivo. Cosa devo dire? Anche a mano singola si fa apprezzare notevolmente. Sempre quella forma qui particolare che secondo me ha fatto 100. Bene, cosa devo dire? Siccome anche la scorsa volta con l'altro loro prodotto tier 1 upgrade che ho ancora montato sulla mia Glock 17 FS, mi sento di approvare al pieno. Ripeto, nessuna sicura originale dell'arma Glock è stata compromessa da questo sistema di scatto, quindi è ancora tutto a posto. Io l'altro ce l'ho da un po' e ci ho piantritato parecchi colpi sia a mano libera sia nel Rony e mai avuto nessun problema. Non ha sparato a raffica, non è esplosa, non ha sparato, non ha fatto niente del genere, quindi per me è tutto a posto. Concludendo, sgancio il caricatore, come avete visto, è stato molto rapido, nonostante la mia buffetteria oggi fosse stata parecchio economica. Concludendo, dico che vi invito a visionare il loro sito, tier 1 upgrade, cercate anche il rivenditore vicino a casa vostra perché come vi dicevo ne hanno diversi sparsi per tutto lo stivale, quindi se volete vedere lo scatto proprio fisicamente, come è fatto, le lavorazioni, la sua elegante scatolina e quello che è, andate e visionate. Altro da aggiungere anche per oggi non ho, quindi ringrazio come sempre il mio staff per le riprese, i montaggi video e l'Isola del Tiro per gli spazi che ci concede, i ragazzi di TR1 Upgrade che sono sempre pronti a darmi un consiglio o a qualsiasi cosa. JC e la 34 vi saluto. Ciao!